Più Metal Nerds, ciao! Annunciato come lo Stranger Things di Prime Video, con una punta di Dark, Tales from the Loop è finalmente arrivato sul catalogo italiano. E le premesse non potevano essere più sbagliate, ma ne parliamo dopo la sigla. Ci troviamo in una sorta di ucronia del nostro mondo, non sappiamo esattamente quando, a spanne diciamo intorno agli anni 70, forse i primi 80, ma principalmente 70 sembrano, in cui questa cittadina che è la protagonista della serie sviluppa attorno al loop, che è appunto una specie di acceleratore di particelle o quant'altro sotterraneo che rende letteralmente possibile l'impossibile. Tra le conseguenze della sua attivazione, infatti, troviamo alcuni artefatti che sembrano essere decisamente fuori luogo e fuori tempo. Nel corso degli episodi ci si concentrerà principalmente su un protagonista, ma in realtà ne seguiremo le vicende che si intrecciano sempre comunque con quelle degli altri episodi, a volte in maniera marginale, a volte in maniera un pochino più invasiva. Comunque la storia prosegue proprio in questo modo, personaggio per personaggio. Non posso dirvi molto altro della trama, perché in realtà qualsiasi cosa vi dica è spoiler, proprio per la natura stessa episodica della serie. Infatti, se vi racconto una cosa di un personaggio specifico, automaticamente vi sto spoilerando qualcosa di quell'episodio o comunque di quello che gli sta intorno. Ispirata alle illustrazioni di Simon Staliag, che sicuramente ho pronunciato malissimo, la serie fa della forza visiva proprio un suo punto a favore. Come vi dicevo, ci troviamo in qualcosa che ricorda gli anni 70, ma troviamo, come nelle illustrazioni da cui si ispira, oggetti e strutture che sembrano fuori luogo, come ad esempio robot, strane torri, oggetti apparentemente fantascientifici. Ma c'è un ma, non sono particolarmente moderni. Per capirci, non è come una DeLorean nel Far West, è più tipo una carrozza a levitazione magnetica trainata dai cavalli nel Far West. La tecnologia sembra appartenere ad un mondo alternativo che ha sviluppato tecnologie che ancora non possediamo, però pare averle sviluppate molto tempo prima. Il robottino che si vede ad esempio anche nel trailer sembra qualcosa di sviluppato da una tecnologia molto avanzata ma negli anni 50 e che ci troviamo ad avere ancora oggi dopo che sono passati 20 anni. Quindi sì, è un oggetto che è comunque fuori dal suo tempo, ma che in realtà nel suo esistere sembra in ogni caso vecchio anche in quel tempo stesso, come se provenisse appunto da parecchio tempo prima. Molto spesso infatti gli artefatti, gli oggetti che trovano in giro i protagonisti o che si vedono semplicemente nelle inquadrature sembrano essere lì comunque da un sacco di tempo, infatti sono spesso rotti oppure tenuti male, arrugginiti, spesso quelli che funzionano hanno bisogno di continua manutenzione. Proprio forse per questa natura, spesso e volentieri l'uso incauto o l'attivazione casuale di questi artefatti genera poi le vicende che mandano avanti la storia. Potremmo riassumere questo mio fantastico giro di parole con una definizione che ci calza a pennello, e cioè retrofuturismo decadente, che fa un sacco figo detto così, però se ve lo dicevo così e basta probabilmente non si capiva un granché. Proprio questo mondo surreale ma allo stesso tempo familiare fa da sfondo e contesto ideale per lo svolgimento delle vicende e dei protagonisti che popolano la serie. La scelta dei toni e delle cromie è assolutamente perfetta. Rendono perfettamente l'idea di un qualcosa di più vecchio rispetto al giorno d'oggi reale nostro, sia qualcosa di artistico. Sembra ecco più una rappresentazione della realtà piuttosto che la realtà stessa. A completare l'atmosfera altre due scelte molto azzeccate. La prima è la colonna sonora, spesso affidata al piano, sono melodie molto semplici, spesso malinconiche, ma che sottolineano perfettamente quello che accade a schermo. E poi la narrazione, che è molto lenta, una narrazione che si prende tantissimo i suoi tempi, sia per quello che riguarda i dialoghi, ma anche per le inquadrature. Si parla delle vicende dei protagonisti ovviamente legate agli effetti del loop, sia in termini pratici nella vita delle persone, ma anche dovuta alla presenza di questi oggetti artefatti che pare essere comunque collegata all'attività stessa del loop e alle interazioni che hanno i protagonisti con tutto ciò. Che sia tecnologia ultra avanzata, che sembra talvolta persino magia, quando la si utilizza bisogna entrare nell'ottica che ci potrebbe essere un prezzo da pagare, cioè bisogna essere pronti a pagare eventuali
dazi, perché c'è quasi sempre una conseguenza. Non è detto che sia negativa, perché in questo senso non c'è una tecnologia negativa, ma è l'uso che se ne fa, senzientemente o meno, che può creare un problema o un vantaggio. Oltre a questo, che diciamo è il tema portante, quello narrativo principale, sotto ce n'è una valanga di sottotracce. Troviamo il discorso della famiglia, l'introspezione, l'accettazione di se stessi, il concetto stesso di amore, di vita e di tempo. È parecchio livellabile come esperienza quella di The Loop, quindi potete prenderla in tanti modi. Sicuramente le tematiche sono tante e non ve le per forza esplode tutte in maniera così visibile, ve le mette lì, ve le fa capire, ve le accenna e poi sta a voi. Dannatamente consigliato. La narrazione sia visiva che narrativa è riassumibile in una sola parola: poetica. Proprio per questo è lontano decine di unità astronomiche da una serie come Stranger Things, dai suoi ritmi, o dalle seghe mentali di Dark. Molte cose in questa serie non vengono spiegate, o comunque vengono spiegate per sommi capi, perché, mai come in questa serie, l'importante è il viaggio narrativo piuttosto che la destinazione. Ma non per questo è una serie tronca, tutto quello che viene aperto all'interno della serie viene anche chiuso. Quello che rimane un po' indecifrabile, offuscato, come la nebbia che spesso avvolge i paesaggi, è proprio lo spazio fisico in cui si muovono i personaggi. Non ci danno così tanti dettagli, legano vagamente degli accenni al loop, e in realtà non sappiamo neanche se è l'intero mondo così o se è solamente la zona della cittadina dove appunto c'è il loop. Si becca un grandissimo 9. È bellissimo vedere che ci si prende la briga di creare qualcosa che mette la priorità sul fattore artistico e narrativo e successivamente su quello commerciale. Non si becca 10 semplicemente perché un paio puntate sono leggermente sotto la media rispetto alle altre, quindi non essendo tra l'altro 27 puntate, due fanno un buon peso, tanto da abbassargli un po' il voto. Sono comunque puntate godibili, però obiettivamente, emotivamente c'è un carico molto più basso e sono probabilmente meno funzionali alla storia generale dell'intera serie, quindi mi sono piaciute di meno sostanzialmente. Quindi, straconsigliato, guardatevela, non aspettatevi ritmo, non ce n'è, o comunque molto poco, però è una bella serie da guardare, rilassante, bella e coinvolgente a livello emotivo. Non ve ne pentirete, fidatevi. Boh, abbiamo finito. Tanta birra e prosperità. Alla prossima. Ciao ciao. Noi sempre nerd, allegri, pieni di birra, pieni di birra. Serie TV, anime e videogames.